Se ridi mi senti bene, se ridi mi senti bene. Amore, se mi vuoi bene, ridiamo come le iene. Un espresso. Una merda. Buonasera, sono Giorgio Clonato, il socio di George Clooney. Si vede? La tazzina uguale, eh? Lui ha sex appeal? Io ho poco sex, ma molti pill. Io sono la risposta italiana, George Clooney. Sì, sono io. Sono anche la risposta inglese. Yes, I am. Sono anche la risposta cinese. Sì, su me. Non è facile, signora, fare George Clooney, eh? Io bevo ogni giorno 5 bottiglie di martini. Adesso ho aggiunto anche 40 caffè Nespresso Waddell's. Sono il socio di George Clooney, ma il fegato di Joe Cocker. No, che poi faccio la controfigura nei suoi film, eh? Arrivo lì, no, lui fa tutte le scene di sesso, io arrivo alla fine e mi accendo la sigaretta. Perché lui non fuma. Sì, ma io non trombo, cazzo. Che poi, che cos'ha lui che io non ho, eh? Lui, non so, nel suo armadio ha 300 capi diversi? Io nel mio armadio ho avuto solo un capo. Il capo ufficio di mia moglie, cazzo. Lui ha una villa dell'Ottocento sul lago di Como? Io un seminterrato dopoguerra a Rosolina Mare. Dov'è la similitudine? Beh, quando sono in casa mia e piove forte, dopo un quarto d'ora il lago lo vedo anch'io. Lui ha uno sguardo che incanta? Io ho uno sguardo che si incanta. Non è facile fare George Clooney, signori, veramente, eh? È un casino, eh? Ieri sera ero in un locale, no, ero lì al bancone vestito uguale, avevo anche il papillon, no? A un certo punto una ragazza mi guarda, io la guardo, lei mi guarda, viene verso di me e mi fa: ma tu sei? Sì. Ma tu sei? Allora mi porti 3 spritz a quel tavolo? Guarda che io sono il socio di George Clooney, eh? Ah, scusa, portami anche 2 martini allora, mi aveva riconosciuto. Poi oggi pomeriggio ero qua al centro commerciale, no? Vedo una ragazza, lei mi guarda con occhio mica, viene lì verso di me, mi fa: ciao, ci scambiamo i numeri? Va bene. Io gli ho dato il 16, lei mi ha dato il 41, ho rifatto la fila del salumiere. Vado avanti, becco un'altra lì al reparto del caffè, no? Vado lì, gli faccio: ciao, come va? E lei fa: escuchami, io non hablo italiano. Gli faccio: beh, non ha problema, io hablo español. E lei: beh, guarda, in questi casi non parlo neanche spagnolo, madre. Ma per dire, eh? Vado avanti ancora, ne becco un'altra oggi in spiaggia, ero qua in spiaggia, Rosolina, prendevo il sole, no? Arriva una, mi fa: senta, scusi, tenga, mi dà l'immaginetta della Madonnina. Mi fa: ti proteggerà. Io guardo nella borsa da mare, non avevo neanche un euro. Ho preso la crema da sole e gli ho detto: ti proteggerà. Ho messo l'immaginetta qua, oh, qua mi ha protetto, il resto del corpo è ustionato, cavolo, la cosa allucinata, no, è vero. Che cos'ha George Clooney che io non ho? Eh? Lui è bello impossibile? Io bello? Impossibile. Lui è un uomo duro, tutto d'un pezzo? Beh, a me è un bel pezzo che... lasciamo stare. Che cos'ha George Clooney che io non ho, eh? Lui per una canali spendeva 5.000 euro al giorno? Io con Mediaset Premium ho 32 canali a 19 euro al mese. No, per dire, eh? Cioè, no? O no? Che cos'ha George Clooney che io non ho, eh? Che poi ultimamente, la mia ultima fiamma è stata una vigilessa, no? Oh, di far l'amore neanche per sogno con questa qua, proprio niente. Ogni volta che cercavo di far l'amore mi faceva una multa per divieto di accesso. Una volta ce l'ho fatta, mi ha fatto la multa lo stesso per eccesso di velocità. Guarda che le donne sono tremende. No, veramente, che poi, non so se avete visto con la Canalis, no, che si è lasciato lui. Che tutti pensano che lei stava insieme a lui perché lei voleva fare l'attrice ad Hollywood. È lui che stava insieme a lei perché gli manca il permesso di soggiorno in Italia. Grazie!